Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi faremo insieme una torta rustica che formeremo creando tanti piccoli ravioli e per creare questo impasto utilizzeremo un impasto lievitato che è molto molto simile al pan brioche. Non vi dico altro, andiamo a lavorare insieme. Allora, partiamo dalla semola rimacinata, quindi vedete 400 grammi, semola rimacinata se possibile finissima. Qui invece ho 200 grammi di farina zero. Qui ho 30 grammi di olio extravergine d'oliva, un bel cucchiaiotto di zucchero, serve per il colore, un cucchiaino da caffè scarso di sale, 12 grammi di lievito di birra disidratato, un uovo e infine 280 grammi di acqua tiepida. Lavoreremo il nostro impasto con un robot da cucina. Chi di voi vuole usare la planetaria potrà farlo tranquillamente inserendo diciamo, gli ingredienti così come faccio io. Io parto dal mettere l'acqua e il lievito all'interno del robot. Lascio il robot lavorare per un minuto. Ora aggiungiamo l'uovo farina zero. E la semola. Lasciamo soltanto per ultimo il sale e lo zucchero. Richiudo il mio robot e do una prima, diciamo, impastata. Ora inserisco sale e zucchero e inizio la lavorazione ad intermittenza, vuol dire lascio andare il robot per 40-50 secondi, interrompo per 20 secondi, continuo per 40-50 secondi, interrompo ancora e così a intermittenza io lavorerò il mio impasto per 8 minuti complessivi. Io ci sono, ho raggiunto il risultato desiderato. Ora vi faccio vedere come deve essere l'impasto. È un impasto morbido, ma deve essere proprio così. Ora andiamo a toglierlo dal bicchiere del robot. Ora noi dobbiamo soltanto coprire questo impasto e farlo lievitare fino al raddoppio. Ci vorrà un'ora, al massimo un'ora e un quarto. Mentre l'impasto lievita, noi dobbiamo preparare il ripieno. Allora, io per il ripieno ho scelto della carne macinata di vitello. Poi andrò ad utilizzare cipolla rossa, peperone giallo e carota. Utilizzerò poi 100 g di passata di pomodoro e utilizzerò sale, pepe, coriandolo e paprika dolce. In un tegame ho messo abbondante olio extravergine d'oliva, quindi ci trasferiamo sui fornelli. L'olio è caldo, iniziamo il soffritto. Senza aggiungere nulla, io faccio stufare queste verdurine con una fiamma, diciamo, sufficientemente alta. Sono passati circa 3 minuti e quindi ora aggiungiamo la carne. La lascio sciogliere un pochino, scaldare. Poi andremo ad aggiungere il sale, il pepe e le spezie. La carne sta iniziando a cambiare colore, mi raccomando, in questa fase la fiamma deve essere sempre alta, così che, vedete, all'interno non permettiamo assolutamente di tirare fuori
alla carne il suo liquido, deve essere ben soffritta. E ora andiamo ad aggiungere sale, pepe e spezie. Vado a distribuirle con l'aiuto del cucchiaio di legno, dopodiché chiudo con il coperchio e lascio andare senza toccare per 10 minuti. Ora andiamo a mettere la passata di pomodoro. A questo punto possiamo abbassare la fiamma. La passata deve dare soltanto colore, non dobbiamo realizzare un ragù, mi raccomando, quindi deve soltanto colorare il nostro ripieno. Ora io richiudo col coperchio e lascio andare 5-6 minuti, poi saremo pronti. Siamo arrivati a cottura, vedete? Questo è il risultato finale, quindi ci trasferiamo sul piano di lavoro. Ecco, ora trasferisco il mio ripieno all'interno di una bowl fredda. Dobbiamo cercare di farlo raffreddare rapidamente. Ho messo il ripieno a raffreddare e guardate come è diventato nel frattempo il nostro impasto. È giusto un'ora. Quindi adesso iniziamo proprio a lavorarlo. Guardate che impasto meraviglioso. È leggermente appiccicoso, ma basterà un filo, veramente un filo di farina sul banco per renderlo come al solito un impasto stupendo. Ecco, guardate, vedete? Dividiamo l'impasto in tre, dopodiché iniziamo a stendere la prima parte di impasto. Prima la allargo con le mani e poi mi aiuterò con il mattarello. Allora, io ho raggiunto lo spessore di, questo sarà 3-4 mm, un po' meno di mezzo centimetro. E ora con il mio coppapasta vado a ritagliare tutti i dischi. Ecco, tutto ciò che avanza si rimpasta e si ristende. Ora, che facciamo con questi dischi? Andiamo a prendere immediatamente il nostro ripieno. Ecco, ora io scelgo di mettere dei dadini di scamorza affumicata così sul ripieno. Ok, io mi accontento così. Adesso ogni disco lo vado a chiudere come se fosse proprio un raviolo. Così lo prendo sulle mani e sigillo i lembi. Creo proprio, vedete, una mezzaluna. Sigillo per bene. E poi me lo trasferisco su un vassoio di carta e con una forchetta vado leggermente a schiacciare per evitare eventuali aperture durante la cottura e quindi chiudo tutti i dischetti uno a uno. Ora sto facendo, sempre ho tagliato con il coppapasta della stessa misura dei ravioli, un disco e sto preparando quella che sarà la corolla centrale, quindi vado a tagliare così, faccio 4 tagli, non arrivando al centro, mi raccomando, vedete? Ora vado a mettere il ripieno al centro, dentro così, al centro proprio. Qui possiamo anche abbondare. E poi andiamo a chiudere i lati che abbiamo ritagliato intorno al ripieno, in questo modo, vedete? E spingiamo e li sigilliamo molto molto bene così. Quindi abbiamo creato, vedete, una sorta di corolla che metteremo al centro della nostra torta rustica. Adesso iniziamo a comporre la torta, quindi quella che sarà quella che abbiamo chiamato corolla la disponiamo al centro del nostro stampo così aperta, vedete? Poi
I ravioli, uno alla volta, li andiamo a comporre tutti intorno, sovrapponendoli leggermente l'uno all'altro e facendo pressione, logicamente, per tenerli legati. Vedete, mano a mano che aggiungiamo, spingiamo con pollice e indice. Li abbiamo piazzato così anche l'ultimo. Ci siamo, ora vado a preparare l'uovo con un pochino di latte per spennellare la nostra torta rustica e finalmente infornare. Ecco, adesso iniziamo a spennellare. Io ho finito, quindi a questo punto siamo pronti per il forno. Il forno è preriscaldato a 175 gradi e io lascerò cuocere la mia torta rustica per 25-30 minuti fino a doratura. Ecco la torta rustica appena sfornata. Guardate, questo è il risultato finale: dorata, cotta al punto giusto e croccante. Morbida all'interno, croccante allo strato superiore. Vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale e condividere le mie videoricette sui vostri social. E se questo video vi è piaciuto, aspetto un vostro like. Ciao a tutti da Rita!